Siamo cacciatori in gamba, giochiamo a suon di samba, siamo ponsacchini veri e siamo immobilieri. Rosso blu, rosso blu, rosso blu, i colori della nostra gioventù, di Bonsacco vi vogliamo presentare. Per la nona giornata del campionato di eccellenza allo Stadio Comunale di Ponzacco si affrontano Ponzacco e San Marcavenza. Prima dell'incontro il capitano Lorenzo Fiale insieme a tutta la squadra va a depositare un mazzo di fiori sotto il gruppo ultra in ricordo di Cristian Moni, tifoso rosso-blu deceduto lo scorso 3 novembre in uno sfortunato incidente stradale. Inizia la partita, Ponzacco che attacca da destra verso sinistra, Giacovelli riceve palla sulla sinistra, il suo cross in mezzo, Brega di testa per Beltrame in area, il tiro del numero 7 rosso-blu è di poco sopra la traversa. Ponzacco che parte veramente forte cercando quanto prima la via del gol, Doveri in area, Brega il suo colpo deviato in calcio d'angolo e ancora Ponzacco con Doveri che verticalizza per Granito, sponda il suo tiro al volo di Doveri, para facilmente a terra Agnesini. Ancora Beltrame sulla destra per Bortoletti che va sul fondo, mette in area per Doveri che non ci arriva né lui né Granito, Brega recupera palla, la lavora sull'out sinistro, palla dietro per Beltrame anticipato dal difensore Carrarino e palla in fallo laterale. È un Ponzacco che preme sull'acceleratore, ancora punizione, Doveri in area, respinto dalla difesa del San Marcavenza, ancora Doveri, il suo cross deviato, palla sul fondo. Calcio d'angolo. Di testa, Balleri, Granito, non trova la palla e Fiale per il tapin vincente non riesce a metterla in rete. Ma è ancora Doveri, ennesimo cross, calcio d'angolo, Brega di testa, Granito sul secondo palo, si avventa come un falco il numero 11, rosso-blu e porta in vantaggio il Ponzacco. Ponzacco 1, San Marcavenza 0, Jonathan Granito al suo nono gol stagionale. Si è fatto una chiata a destra del farmacia. Bravo comandamento. Tempo di rimettere la palla al centro e il Ponzacco trova la via del raddoppio. Balleri in area, Granito sponda per Brega il suo tiro di sinistro, fulmina Agnesini e porta il Ponzacco sul 2-0. I gemelli del gol, Cristian Brega, Jonathan Granito, 9 gol a testa, fanno un totale di 18 reti. Dopo 9 partite la coppia gol più prolifica di tutti i campionati dilettanti e professionistici. Ma il Ponzacco non si accontenta di questi 2 gol, continua con il suo gioco offensivo. Brega, Doveri, palla di ritorno per il bomber rosso-blu in area, il suo tiro è deviato all'ultimo da Agnesini e liberato dal difensore Bertagnini. È l'ennesimo corner, Doveri di testa Fiale, palla alta sopra la traversa. Ancora Beltrame in fascia per Bortoletti. Il suo cross al centro, non ci arriva Granito per poco per il 3-0. Si fa vivo al 40esimo il San Marcavenza con Pezzica, il suo cross in mezzo, respinto da Giacovelli e Cappellini fa buona guardia sulla palla rimessa al centro. Ma qua al 42esimo l'episodio che riapre la partita, palla in profondità per Santella, Di Gaddo lascia correre ma per Maria Caputo di Livorno è rigore. Increduli anche i giocatori Carrarini, possiamo rivedere da rallenti che la palla va sul fondo, Di Gaddo non tocca minimamente l'attaccante del San Marcavenza che si lascia cadere e la signora Maria di Caputi di Livorno è l'unica che vede questo calcio di rigore
che Santella realizza spiazzando Cappellini e riapre la partita al 41esimo. Ponzacco 2, San Marco Avenza 1. Rumoreggia il pubblico ponzacchino all'indirizzo della signora Maria Caputo di Livorno, che decreterà la fine del primo tempo con un insolito 3 fischi. Questo a testimoniare lo stato confusionale dell'arbitro livornese. Nella ripresa riparte battendo il Ponzacco, che attacca da sinistra verso destra. Brega per Bortoletti, palla in aria per Granito, e qua non se l'è sentita di concedere il rigore l'arbitro, rivedendolo se concede il primo rigore nel primo tempo. Un metro e due misure, come spesso accade al comunale dall'inizio del campionato. E ancora Ponzacco con Doveri, recupera palla per Beltramme, si accentra in aria, il suo cross respinto dalla difesa del San Marco Avenza, il suo tiro ancora di Beltramme, tiro debole, Agnesini para facilmente a terra. E ancora il numero 7 ponzacchino, che recupera una bella palla sul lato destro, si invola verso l'area di rigore, scarica la palla per Davini, il suo cross è messo in calcio d'angolo all'ultimo da Dell'Amico. E ancora Ponzacco che cerca di chiudere la partita con Brega, che di punta davanti al portiere manda di poco al lato. Ponzacco che cerca di chiudere la partita quanto prima, ma non ci riesce. È ancora sulla sinistra Granito, che appoggia per Giacovelli, il suo cross in mezzo, riceve Brega in area, si libera, il suo tiro di destro, palla di poco al lato. Nel Ponzacco Giacovelli non ce la fa e abbandona il campo, un infortunio alla spalla. Si rivede in campo Mattia Brondi. È ancora sulla sinistra il Ponzacco con Granito, sponda per Doveri, Brega, ancora Granito, calcio di punizione dal limite dell'area. È Cristian Brega che si occuperà della battuta. Il suo tiro respinto dalla barriera e liberato dalla difesa. E ancora Ponzacco con Balleri. Brega apre sulla destra per Granito. Granito si invola verso l'area di rigore. Arriva al centro, il suo cross respinto e poi palla sprecata malamente dall'attaccante rossoblu. Dalla parte opposta San Marco Avenza in contropiede. Di Gaddo stende Zangani. Doppio cartellino giallo e espulsione per il difensore rossoblu, che uscirà al campo zoppicante per il corpo durante il contrasto con l'attaccante del San Marco Avenza, qua nelle riprese di Gaddo che abbandona il campo. E anche Bortoletti non ce la fa per crampi, si rivede anche Federico Tamberi, recuperi importanti per mister Lazzini. Ultimo minuto, palla in mezzo, Cappellini libera con i pugni e Balleri di testa manda al lato. Qua è Granito che danza sulla palla, ne fa fuori uno, due, tre, steso a terra dal numero 7 Maestrelli, e la signora Maria Caputi di Livorno decreta il calcio di punizione senza neppure ammonire un tackle a gamba molto alta. Pericoloso questo intervento del numero 7 Cararino. E poi decreta la fine dell'incontro. Ponzacco 2, San Marco Avenza 1. Tutti i giocatori a salutare i tifosi che li hanno incitati per tutta la partita.